qua, possiamo uscire qua? Non lo so. Ho frenato ma non stavo per fare la curva. Turn the motherfucking music high up, just blast it. Let it bang for the bitches that's ratchet. One Molly, yeah, nigga, I'm body. Pass me a blunt, motherfucker, I'm savvy. Hoes blowing up a nigga phone with a party. I'm riding around town smoking on that bottle Molly. Back stuck up, so what? Let a drink get drunk. At the end of the night, I bet my niggas gon' fuck like. She let it all show. Ciao ragazzi, siamo qui a Monza. Finalmente è il weekend che tutti stavamo aspettando. Atmosfera stupenda, Vale, Uccio, campioni anche dalle macchine come Valsecchi, cioè livello stellare. Primo impegno del weekend è lo shakedown. Cos'è lo shakedown? Si prova la macchina per solo un giro di pista e si vede se è tutto a posto prima della prima prova speciale, perché qui non ci sono le gare, ci sono le prove speciali, quindi brevi tratti di pista nel quale bisogna dare il massimo possibile in brevissimo tempo. Quindi proviamo, vediamo com'è la macchina. Ieri abbiamo avuto un po' di problemi di sottosterzo, quindi vediamo di metterla a posto e poi gas e vediamo di partire nei primi 30, perché ci sono 72 macchine, 72, e in mezzo un 15-20 campioni italiani, tra cui gente che arriva dalle 4 ruote formula e non formula, quindi pensate che livello pazzesco. Ma noi non ci demoralizziamo e proviamo a dare il massimo come al solito senza fare danni. Bitch get ratchet. Why you acting like you don't know who Dash is? I just wanna put my hand with your asses. Make it shake like you in a hurry. Her pussy so deep, I be getting buried. No worries, we party all through the morning. We do it all in narcotics. Prima mia esperienza qui a Monza, dopo si parte, shakedown finiti, a cosa devo stare attento? Perché non so quanto tenga te la stesso, parabolica. Zio, a te stesso, io ti conosco, cioè tu. Ok, dice, ah, okay. Vabbè, io ho capito di fidarti di te stesso. Blast it, let it bang for the bitches that's ratchet. One Molly. I consigli di guido che qui dentro. I consigli di guido che qui dentro ha un'esperienza decennale, saranno molto utili, perché stasera non si vedrà assolutamente niente. Questo pomeriggio col buio, prima prova speciale. L'importante è arrivare a sabato in Delhi. Poi da domani pensiamo a fare il passo. Prendo penalità, pazzesco. Cosa fa a venire qua? Bastardi. Che uno
magari di emozionati, sì, o dare. Certo, bellissima sta cosa. Ah, guarda, è stupenda. Adesso la puoi dare? Adesso aspetto 4 secondi per dargli fastidio. Devi guardare lui per la partenza. Ok. Lo vedi? Sì. 10, tacco il bank, i fari accesi, 4, 3, 2, 1, vai. Ok, al gabbiotto, stacca che scivola. Inversione destra leva. Ma c'è una macchina dietro. Inversione sinistra, no leva. Destra forse piena, eh. Ok. Parabolica. Chicane. Di seconda. Sinistra, destra. Ok, 300. Chicane, doppia. Sempre di seconda. Però è doppia, eh. Eccola qua. Stai a sinistra, moltissima attenzione, moltissima attenzione. Chicane, destra e sinistra, strettissima. Abbiamo rotto. Perché? Abbiamo rotto. No, abbiamo rotto. Cosa? Se non lo so, cioè, abbiamo perso qualcosa. Non lo so, c'era qualcosa che non andava. No, non gira più lo sterzo. Frena. Tolgo il bang. È durissimo lo sterzo. Passi? Sì. Ma non va? E allora ti devi mettere a destra qua. No, è durissimo, è rotto, non c'è più l'idraulica. Ah, ok. Vuoi fermarti? O proviamo ad andare? Prova, dai. Perché sei in ghiaia? Accelera. Non c'è più idraulica. Ho capito. Adesso cerchi di non fermarti qua, sennò interrompi tutto. Ok, buttati fuori traiettoria. Buttati largo. Ah, benissimo. Cazzo! Ma come cazzo è possibile che sono così sfigato? Non è possibile! Cazzo! Cristo! Qua. Possiamo uscire qua? Non lo so. Non è possibile. Cioè, con tutte le rotture di cazzo, cioè, non è, è incredibile. Bene ragazzi, bene, parvi palle bene. Questa è una nuova esperienza, 200 all'ora sulla parabolica vecchia, idroguida rotto, col buio, frena, sì, frena, che cazzo freno, che c'è il volante, ho frenato ma non stavo per fare la curva, come avete visto, e quindi niente, poche parole, dal che il volante pesa 3 kg per girarlo, ti ritrovi col volante di marmo che pesa 300 kg, quindi potete ben capire che è una gara dove ci sono continuamente inversioni, è abbastanza complicato. Quindi cosa succede adesso? Noi non vogliamo un cazzo di niente, come al solito. Io spero che questo anno di merda finisca, perché almeno ho esaurito la sfiga quest'anno e l'anno prossimo parto veramente da zero. Sia moto che macchina, perché veramente l'ho esaurita quest'anno. Detto questo, domani partiremo con l'ultimo tempo. Con il Super Rally si chiama. Super Rally si chiama. Super Rally. Ah, perfetto. Quando rientri si chiama Super Rally. Super Rally, benissimo. Domani, in poche parole, per spiegarla brevemente, partiremo con l'ultimo tempo della nostra categoria. Quindi quello che è andato più lento, noi partiremo con quel tempo. E da lì ci sarà solo da recuperare e da migliorare. Poi siamo stati oltretutto ancora più sfigati, perché questa è una prova che si ripete, quindi gli altri hanno fatto un giro in più di noi, esatto, e la conoscono meglio, quindi vai, peggio del peggio.
ma non importa. Non importa un cazzo. Adesso possiamo veramente prenderla tranquillamente, perché ormai di classifica, a parte recuperare un po', non si può fare molto. Quindi mi raccomando, seguite i prossimi video, perché assisterete a un mega mega recupero. Non sbagli. No, non sbagli. Non sbaglio. Gas, ciao.